regolare, esattamente del modello corretto, del comportamento corretto. Ancora un grosso difetto, purtroppo, e non abbiamo ancora trovato una soluzione in ricerca, anzi siamo abbastanza indietro, su quali accelerogrammi utilizzare. Anzi, c'è poca uniformità, c'è gente che dice una cosa, altre che dicono un'altra. Il problema è che chiaramente quando uno deve descrivere un terremoto, deve descrivere tutti i possibili terremoti che possono arrivare al suolo in un determinato sito. Abbiamo pochi anni di storia, una ventina di anni di registrazione, 30 anni di registrazione, dobbiamo fare delle astrazioni che tengono conto, se facciamo un'analisi di collasso, di 2500 anni. Quindi è chiaro che non abbiamo le informazioni per descrivere correttamente il terremoto. Quanto incide questo? Incide tantissimo. Perché? Perché a seconda dell'accelerogramma che uno usa, parità anche di spettro di risposta, può avere risultati che variano del 200%, 300%. Quindi, faccio un esempio, se voi variate la resistenza del materiale, magari potete avere differenze del 20-30%. Voi usate due accelerogrammi diversi che sono spettro compatibili, avete risultati di 300% di differenza. Quindi questo è l'ordine di idea. E quindi siamo ancora, tra virgolette, raccogliamo un po' nel buio in questo. E spesso, anzi, gli accelerogrammi vengono scelti in funzione della risposta che uno vuole. E quindi, è chiaro che il pushover, come vi ho detto, è molto utile, non è molto attendibile quando le strutture sono molto irregolari, magari è più auspicabile prendere porzioni, ad esempio, di un edificio monumentale e spingerlo, perché chiaramente il comportamento globale dell'edificio sarà molto difficile. Sarà molto difficile che si attivi. Ci sono incertezze chiaramente su come combinare le direzioni, quindi bisogna fare attenzione, perché noi spingiamo in una direzione, poi spingiamo nell'altra direzione. Come combiniamo le due direzioni? Perché ricordatevi, quando il terremoto arriva, arriva sempre in due direzioni contemporaneamente. E attenzione, non arriva al 100% in una direzione e al 30% in un'altra direzione, come molti pensano, addirittura purtroppo anche i miei colleghi. In realtà arriva al 100% in una direzione e statisticamente arriva fra il 50 e il 95% nell'altra direzione di intensità. Quindi la regola del 130 in realtà è ricavata tutto in un'altra maniera, non c'entra niente con l'azione sismica nelle due direzioni. Quindi bisogna assolutamente tenere conto di questo comportamento biassiale, anzi tridimensionale, perché in realtà le componenti sono tre. Ed è molto difficile pensare di combinare un'azione non lineare quando voi fate una verifica di pushover in una direzione e nell'altra direzione separatamente. È chiaro che l'altro aspetto che bisogna tenere in considerazione, purtroppo non viene mai considerato in analisi non lineari, è l'incertezza dell'angolo, cioè voi non sapete in che direzione arriva il terremoto. Ed è chiaro che potete capire tranquillamente che se spingete una struttura a 45 gradi o spingete a 0 gradi, cambia completamente il comportamento. Quando fate le analisi lineari ne tenete conto attraverso le combinazioni sismiche tipo l'SRSS o la regola del 130, che dovrebbero tener conto effettivamente di tutte le direzioni. Nelle analisi non lineari bisognerà vedere anche cosa succede effettivamente, magari a spingere in un'altra direzione. L'ultimo aspetto, poi andiamo su quello di cui devo parlare oggi. Bisogna fare attenzione, il mio grande consiglio, devo dire che adesso non è per fare pubblicità, però il programma di Francesco mi piace anche per questo, il fatto è semplice, però dall'altro lato voi potete mettere mano e capire che cosa fa il programma. Perché purtroppo ci sono programmi commerciali che permettono solo di spingere un tasto e vedere il risultato. A quel punto è chiaro che su un'analisi non lineare diventa estremamente pericoloso e vedremo perché. Perché potrebbe diventare completamente divergente. Quindi faccia attenzione perché bisogna avere una notevole familiarità e sensibilità quando si fanno questo tipo di analisi, perché possono dare risultati completamente distruttivi. Velocemente, quello di cui volevo parlare anche è i livelli di analisi che si possono ottenere. Quindi, vi ha detto Francesco, si possono fare analisi più semplici o arrivare ad analisi estremamente accurate. Quindi andremo passo a passo e vi farò vedere quindi, analisi utilizzando elementi telaio, come in questo caso vedete un'analisi di un edificio monumentale fatto tra l'altro con Aedes, o analisi più dettagliate fatte con altri programmi, e vedremo che tipo di analisi sono possibili. Prima di tutto il metodo che usa anche l'Aedes, il metodo con elementi a telaio, okay? Quindi voi rappresentate attraverso
questo modello semplificato gli edifici in muratura attraverso gli elementi trave. Sono ovviamente molto veloci, se prendete degli edifici molto grandi sono praticamente allo stato attuale con programmi commerciali gli unici possibili. Sono facili da analizzare il comportamento dell'intera struttura, ovviamente. Ovviamente vi danno i risultati in forma di sforzo normale, momento e taglio, che vi permette chiaramente di fare le verifiche. Se usate ovviamente modelli più complessi, tipo elementi serie, elementi tridimensionali, dovete fare delle integrazioni, e quindi diventa molto difficile da gestire. Qual è il lato negativo? Il fatto che chiaramente gli effetti locali di strutture di questo tipo non possono essere tenuti in considerazione. Il comportamento a nodo, il comportamento tagliante di certi elementi, di certi pannelli, o addirittura lo sforzo normale che cambia lungo il muro, e chiaramente tutti questi aspetti non ne potete tenere conto. E quindi questo è il lato chiaramente negativo. Potete fare analisi statiche, analisi pushover, analisi dinamiche, potete usare plasticità concentrate, come ad esempio Faiades, o potete usare plasticità molto più complesse, ad esempio plasticità distribuite, come ad esempio un elemento a fibra. Ed è chiaro che ogni volta mettete un tassello sulla difficoltà, però chiaramente vi avvicinate sempre di più su quella che è alla realtà. Allora, anche qui volevo accennare velocemente su come si fa un'analisi non lineare, perché molti purtroppo la fanno, non hanno più pallida di come funzioni effettivamente un'analisi non lineare. Come funziona? Prima di tutto bisogna applicare una storia di carico, non è come un'analisi lineare, bisogna dare dei passi per applicare passo a passo una storia di carico. Bisogna preparare l'analisi, fare dei legami costitutivi, dare eccetera eccetera eccetera. Bisogna appunto indicare quelli che sono i comportamenti anche non lineari, non solo le resistenze. Bisogna applicare la forza o la storia di carico, che può essere applicata in termini di spostamento, in termini di forza, e bisogna incrementare sempre le storie di carico, cioè come funziona. Adesso ve lo faccio vedere. Voi avete un edificio, ok? L'edificio prima di tutto deve essere caricato verticalmente. Perché deve essere caricato verticalmente? Perché prima si stabilizza sotto il carico verticale, perché mentre arriva l'azione sismica voi avete già il carico verticale applicato. Quant'è il carico applicato normalmente sotto questa azione? È il 100% dei carichi permanenti e il 30-60% varia dei carichi accidentali, viene dato da noi. Quindi si applica il carico verticale alla struttura, questa è la prima storia di carico, e poi si applica quello che è il carico laterale, che può essere in forma di pushover o può essere in forma di analisi non lineare dinamica. E quindi questo chiaramente è il comportamento. Vi rendete conto che la curva, visto che è non lineare, spostamento, forza, la curva è non lineare, il che vuol dire che noi non possiamo pensare di applicare un carico qua e un carico alla fine, perché se facciamo così noi ci perdiamo completamente il comportamento. E quindi dobbiamo essere in grado di capire che cosa fa il programma, cioè quante storie di carico sta applicando perlomeno. Perché è chiaro che vedremo, se noi mettiamo pochi passi, ne mettiamo tre, questa è la soluzione. Chiaro, non approssimiamo perfettamente la soluzione, abbiamo anche notevoli problemi chiaramente di convergenza, perché abbiamo applicato un passo molto grande. Se invece la facciamo in questo modo, l'analisi con molti passi è molto più precisa, dall'altro lato chiaramente diventa più lenta, perché voi dovete iniziare a pensare che un'analisi di questo tipo, se avrete avuto degli esempi, magari dura 2-3 ore su un'analisi modale con spettro di risposta, capace di durarvi un giorno. Quindi è chiaro che dovete tarare opportunamente quelle che sono le storie di carico, perché altrimenti non ne uscite assolutamente. Ecco come si fa l'analisi non lineare. Normalmente nel caso del pushover si applica una forza, si ottiene la convergenza, vedremo come, poi si ricava lo spostamento, quindi ogni volta attraverso ovviamente incrementi di carico. Andrò velocemente su questo perché magari non ci sarà il tempo. Il punto è che se voi incrementate in forza dovete fare molta attenzione, perché vedete in questa zona qua, quando voi applicate una forza, potete, visto che comunque l'analisi non è esatta, l'analisi si ottiene attraverso le convergenze, potete ottenere tante soluzioni in termini di spostamento, perché vedete
qui sono tutte quasi piatte, quindi a quel punto voi applicate una forza e dovete ricavare uno spostamento. Se avete una convergenza che non è tarata bene, anche questo dovete fare attenzione, voi potete ottenere tanti risultati uguali. Cioè, questo spostamento può essere esatto, questo esatto, perlomeno può dirvi che esatto, questo esatto, questo esatto. E per quello che vi ho detto, fate attenzione, perché l'analisi può o convergere nel punto sbagliato o addirittura divergere, e voi non ve ne accorgete. Quindi bisogna assolutamente fare attenzione. Perché? Ed è chiaro che questa soluzione noi possiamo migliorarla tantissimo se invece applichiamo uno spostamento. Vedete, se noi applichiamo uno spostamento, l'analisi è sempre semplice ottenere quella che è la forza ovviamente corrispondente. Quindi quasi tutti i programmi fanno push over in forza. È chiaro che bisogna fare molta attenzione: se andassero in spostamento sarebbe molto più ovviamente accurata la soluzione. Ecco perché serve fare attenzione. Normalmente i programmi ragionano così. Quindi noi abbiamo la curva esatta, ok? Andiamo a applicare una determinata forza, si fa un'analisi di convergenza, bisogna vedere se la struttura, se l'analisi converge, e normalmente c'è una differenza tra quella che è la soluzione esatta e quella che è la soluzione noi troviamo. E quello è il punto che noi dobbiamo trarre, dobbiamo dirgli: bene, se la forza è sbagliata del 5%, a me va bene, per me la soluzione è esatta. Se la forza è sbagliata dell'1%, a me va bene, può fare una convergenza in spostamento, in forza. Il punto è comunque che noi potremmo ottenere un risultato sbagliato, andare avanti e alla fine divergere, perché non ci accorgiamo della soluzione, anche perché in realtà la soluzione è molto più complessa, bisogna tenere più parametri in considerazione. A volte addirittura non è una curva bidimensionale, ma una superficie quella che va che bisogna tenere in considerazione, che ci sono dei minimi locali di cui non possiamo tenere conto. Quindi fate attenzione. Poi vabbè, non ne parlerò, sono tanti tipi di analisi non lineare, lasciamo perdere i metodi risolutivi, ma lasciamo perdere i controlli che possiamo fare sull'utilizzo del programma AEDES. Quali possono essere? AEDES ve ne parlerà Francesco, usa un tipo di risoluzione diversa e quindi più semplice sicuramente da gestire per un utente. È indubbiamente magari più lento come approccio, però dall'altro lato è più semplice da gestire per un utente che non è magari in grado di gestire. Quali sono diciamo gli strumenti che uno ha per poter capire che la giusta posizione non è corretta e mi diverge? Io la prima cosa che farei è confronterei con le analisi lineari elastiche. Prima. E poi chiaramente ci sono degli spostamenti, bisogna capire se lo spostamento può avere senso. Divergere vuol dire che proprio va in divergenza, cioè, molte persone non si rendono conto che il comportamento non ha senso. Andare a guardare ad esempio la curva è molto importante, anche il comportamento come si... Poi normalmente come fa AEDES è questo, se ricordo bene. Arriva un elemento, quando un elemento chiaramente va in non linearità, riparte all'inizio, giusto? E poi va a ricostruire la curva così. È chiaro che in questo caso, quindi arriva qua, si rompe il primo elemento, si fessura, si plasticizza il primo elemento, torna indietro, cambia rigidezza, la va a costruire tutte le volte così. È chiaro che l'analisi in questo modo è molto più lenta rispetto a un approccio che abbiamo magari noi con programmi più sofisticati di ricerca, però dall'altro lato è più robusta per un utente, perché non ha, chiaramente difficilmente andrà a divergenza, avrà problemi chiaramente nella parte piatta. Ma prima dovrebbe essere diciamo un po' più stabile, anche se è molto più lenta. Però ogni programma, detto bene lei, cioè a me piace dire una cosa, infatti ogni utente secondo me quello che deve fare è capire bene prima di tutto come funziona il suo programma e capire come fare a ottenere questi risultati in un modo tra virgolette sicuro, quindi andare a vedere se uso analisi in convergenza, quali sono i parametri di convergenza, come sono tarati. A me non piace dire, ripeto, spingo un tasto, non so neanche quali sono i parametri di convergenza, non so neanche come vengono implementati i passi, e questa è la soluzione. Questo è veramente un suicidio su un'analisi non lineare, perché fin tanto facciamo un'analisi lineare, sappiamo che la soluzione è sempre, noi possiamo aver sbagliato l'input, ok, questo, però sappiamo che la soluzione è esatta. Sul non lineare non sappiamo mai dove andiamo. Quindi questo va detto bene. E non solo, giusto per... Io, vabbè, mi occupo di elementi finiti e insegno spesso anche agli ordini ingegneri elementi finiti o anche all'università, dottorato. A me piace soprattutto interessare le persone e dire aprite il libro,
ok? Del